Radio Radicale, siamo con la capogruppo del PD alla Camera, Deborah Serracchiani, il giorno dopo la direzione del Partito Democratico. Allora, com'è andata? Letta ha fatto un po' un quadro di quello che vi aspetta e ha ottimisticamente detto che si andrà fino alla fine della legislatura. Però stanno succedendo tante cose. Beh, sicuramente questa è una maggioranza a dir poco composita, ci sono molte fibrillazioni, ci sono contesti nazionali ed internazionali complicati a partire dalla guerra, dalla pandemia, dagli effetti negativi che purtroppo sia la pandemia che la guerra stanno portando sulla nostra economia e quindi è chiaro che c'è la massima attenzione e anche la massima preoccupazione. Abbiamo detto quello che però ci sembra abbastanza normale, che in questo momento il Paese ha bisogno di un governo che pensi ai problemi degli italiani, che tenti di risolverli, che sia fermamente all'interno del contesto europeo, in una collocazione chiara che serve anche per la nostra sicurezza nazionale. E abbiamo, diciamo, ieri anche detto con grande, credo, onestà che pensiamo appunto che questa legislatura, per tutti questi motivi e per le complessità che stiamo affrontando, debba durare fino alla fine, non fosse altro perché siamo ancora nel pieno dell'attuazione del piano di ripresa e resilienza. Abbiamo le riforme da completare, dobbiamo affrontare la guerra, pensare che tutto questo lo si faccia nel mentre finiamo in campagna elettorale mi sembra francamente non solo irrispettoso ma molto pericoloso per gli italiani. Senta, mi sembra che nel centrodestra, anche se i sondaggi premiano il centrodestra, ci siano parecchie difficoltà. Ieri c'è stato un vertice che però non so se com'è finito. Beh, da quello che si legge dai giornali non è finito bene, nel senso che sono rimasti aperti tutti i conflitti che c'erano, dalle candidature in Sicilia a quello che sta succedendo un po' in giro per l'Italia, dove in molte amministrative il centrodestra è diviso anche in città molto importanti, penso ad esempio a Verona, penso al fatto che a Palermo questa unità formale pare che non sia sostanziale. Insomma, ci sono delle difficoltà nel campo del centrodestra che mi pare vadano ben oltre le parole, il richiamo all'unità che ormai, insomma, mi sembra più forma che sostanza. Un'ultima domanda, vuole dire qualcosa sul Movimento 5 Stelle? Oggi al Senato Stefania Craxi è stata eletta Presidente. Allora, volevo sapere sulla tenuta del Movimento 5 Stelle, col quale in qualche posto delle amministrative avete fatto l'alleanza, altri addirittura no. Che cosa sta succedendo? Ma noi abbiamo detto fin da subito che ritenevamo corretto, giusto, che al posto del presidente uscente Petrocelli venisse riconfermata una presidenza del Movimento 5 Stelle. Quindi abbiamo appoggiato convintamente il nome che il Movimento ha deciso di mettere in campo. Purtroppo sono mancati altri voti, c'è stata una divisione della maggioranza che mi pare sia stata molto evidente e che certamente, insomma, acuisce fibrillazioni e problemi che sappiamo esserci e che al Senato sono forse ancora più evidenti. Per quanto ci riguarda, insomma, noi continuiamo a lavorare a quel percorso progressista di centrosinistra nel quale crediamo, lo stiamo facendo anche in queste amministrative perché nel 70% dei comuni che vanno al voto siamo insieme al Movimento 5 Stelle. Laddove non siamo riusciti a chiudere un accordo, ci sono anche dinamiche locali che vanno rispettate e che molto spesso hanno impedito appunto che questa possibilità ci fosse. Però riteniamo, come ha detto ieri il segretario, che quello sia un percorso da continuare. Bene, grazie a Deborah Grazie a Serracchiani, voi. grazie.